al doppiaggio, ovvero c'è qualche personaggio dei cartoni animati, degli anime, che ti sarebbe piaciuto doppiare ma che non hai fatto? Sai, in 30 anni Quello che ti è rimasto. Beh, ma sai, se io te lo dicessi potrebbe essere anche indelicato verso il collega che invece poi lo ha doppiato. Sono domande in effetti un po' troppo personali, perché è chiaro che io li doppierei tutti, fosse per me, no? Li avrei doppiati tutti io, no? Però ovviamente, insomma, ci sono molti altri vari colleghi. Insomma, nel corso degli anni io poi a un certo punto ho cominciato a dirigere con una certa frequenza, tanto che per 8 anni sono stato direttore del doppiaggio fisso per lo studio Fidì di Milano, e quello, se da un lato mi ha dato, è stata una crescita professionale sicuramente, è stato quindi, diciamo, uno scatto di carriera anche abbastanza imprevisto, tenendo conto che erano soltanto 9 anni che lavoravo, no? Però quello mi ha un po' tolto, per esempio, dalle sale, dalle altre sale che in quel momento lavoravano parecchio. Per esempio, io da quando ho cominciato praticamente a dirigere per Studio PV non ho quasi più lavorato per Mera Film, che in quel momento comunque continuava a produrre cose importanti, no? Io non ci sono in Sailor Moon, adesso non ti dico che vorrei fare Sailor Moon, però non ci sono per niente, praticamente non ci sono per niente in Dragon Ball. E che ti devo dire? Che mi sarebbe piaciuto fare Zorro, ma Claudio Moneta lo fa benissimo, e quindi non te lo dico, voglio dire, nel senso che ritengo che il collega sia assolutamente la miglior scelta, comunque sarebbe stata la miglior scelta. Quindi ci sono tanti, ma sono tanti. Personale, di gusto tuo, cioè ti sarebbe venuto fare Actros, ti sarebbe venuto fare Andrei Leriotta, ti sarebbe venuto fare Ah, Amuro, beh, grazie. Sì, ma tu, quelle sono tutte cose avvenute però probabilmente prima che la mia carriera avesse inizio, avvenute anche a Roma, tra l'altro, per cui diciamo che il fatto recentemente di aver ripreso per i capelli Toki, quando non avevo partecipato all'edizione, quello tutto sommato è stata una bella cosa, voglio dire, una cosa che mi è. Ecco, quello è un desiderio, perché in effetti poi di quei fratelloni era l'unico che potesse avere la mia voce, no? E quindi tutto sommato devo anche ringraziare Aldo Stella, il direttore di questi nuovi film, per avermi, diciamo, dato quel personaggio.